Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sì, sono sempre. Volevo accontentare quelli di voi che mi scrivono: non mi piace bionda, mi piace mora, fate i capelli più scuri. Ma siete veramente sicure che mi volete vedere così castana? Potremmo fare due gemelle, la mora e la bionda. Non è una brutta idea. Magari voi fatemi sapere che cosa ne pensate all'interno dei commenti. Vi lascio subito al video. Queste sono pettinature per capelli ricci mossi di media lunghezza che non vanno pettinati. Sono veloci da fare, in pochi minuti, non dovete assolutamente essere precise. Questa invece è la seconda pettinatura che vi propongo. Cosa fare? Non pettino assolutamente i capelli, li raccolgo come se dovessi fare una coda alta e comincio ad arrotolarli su se stessi, creando il primo chignon. Uso delle forcine aperte per fissarlo. Prendo poi un po' di capelli nella parte centrale e li raccolgo. Li arrotolo su se stessi e realizzo il secondo chignon e lo fermo con le forcine. Prendo i capelli rimasti, li arrotolo come vi ho fatto vedere prima e creo l'ultimo chignon. E questo è il risultato. Realizzo la prima treccia e la fermo momentaneamente con un fermaglio. Realizzo la seconda treccia e la tengo ferma con le mani. Unisco le due trecce al centro della testa con un elastico. Poi raccolgo i capelli rimasti sopra la treccia. In questo modo la treccia li terrà fermi. E questo è il risultato. Io ragazze vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando tanti bacioni. Vi aspetto nel prossimo video.